guardiamo gli animali sacro, l'estate va in sfondo e non difetti questo mondo, mette qui così giunge il faraone, colpo di ragazzo con la devozione, bella giustizia, brilla il tuo cuore, quattro guardiani in una missione, per riportare la luce del sole, mammi salai, siete pronti all'azione, mammi salai. Quattro mugni potenti come divinità risorgono per proteggere i faraoni dall'oscurità. Mammi Zalai, il cammino illuminerà l'occhio del Dio Ra. Siete tra noi, ed invochiamo l'aiuto dei Mammi Zalai. I festeggiamenti per il Capodanno cinese sono ogni anno più pericolosi. Sarà bene tenere gli occhi aperti. Qui tra botti, petardi e draghi di cartapesta potrebbe anche succedere un disastro. Oh. Ah, andiamo! No! Che gli è saltato in mente quei pazzi di cinesi? Guarda che macello! Ecco, va laggiù. Che strano, questo spirito non lo conosco. Ma che spirito d'Egitto? Qualcuno ha dato vita ad un drago di cartapesta. E con tanto di vere lingue di fuoco. Se non lo fermiamo, distruggerà il quartiere. Potenza dirà liberati! Ma quando imparerà a usare il cervello? Avrei dovuto capire subito chi era l'autore di questo scherzo. Bes. Ah, felice anno, ragazzi! Non lasciamocelo sfuggire! Non lo sopporto proprio quel mostriciattolo! Ma quando si deciderà a crescere? Uffa, come mai non mi prendono in simpatia? Ma forse dovrebbero vedermi con dei nuovi occhi. Ehi, un momento, ma io che ci faccio qui? Che cosa mi sta succedendo? Ehi, aiuto! Oh, io non sono capace di volare! No! Bel colpo, Nefertina! No, io non sono Nefertina, non lo vedi? Ehi, ma cosa ci faccio nel corpo di Nefertina? Giacal!
Ma sei proprio tu? Questa è opera di Besio, sarei pronta a scommetterci. Sì, ma la vera Nefertina, allora, dov'è? Prova un po' a indovinare, Rat. Oh. Metterò tutto a posto in un batter d'occhio, ragazzi. Lo spero proprio. Ti dà così fastidio stare nel mio corpo? Questa pozione di squame di vipera in polvere con un passato di ali di scarabeo dovrebbe funzionare, un po' amarognola, ma è molto efficace. Quando non esplode. Tieni, va bene essere intrappolata nel tuo corpo, ma almeno vorrei restare intera. Perché non lo sperimentiamo su Armon? Lui butta giù qualsiasi cosa. Qualcuno ha parlato di me. Però a ripensarci non sono stato carino a lasciar fuori gli altri due. Se è testa vinco io, se è croce perdete voi. Ma che cos'è? Che schifo! Ma che sto facendo? E ora, un ultimo scherzo. Signore e signori, ho l'onore e il piacere di presentarvi il più generoso benefattore di questo museo, il signor Harry Stone. Grazie a tutti, siete veramente gentili. Grazie anche a te. È molto difficile per me trovare le parole per esprimere quello che provo nei confronti di questo museo. Oh, ma che cosa? Oh. Svegliati, Eka, c'è un piccolo problema. Non fare il serpente imbalsamato e aiutami! Non vedo cosa ci sia di tanto divertente in questa situazione. Oh, scusami, Scarab, ma è stato più forte di me. Che cosa posso fare per aiutarti? Gradisci un biscotto per cani? Mieca! Cerca di vedere il lato positivo della cosa. Perlomeno in qualche modo sei ringiovanito, no? Questo stupido scherzo è opera di Rat. Ma se riesco a mettergli le mani addosso... Oh, vorrei dire le zampe. Presley, tesoro, alzati. È ora di prepararsi per andare a scuola. Adesso arrivo. Ancora 10 minuti, mamma. No! Acci picchia, io mi preoccupavo che mi venissero i brufoli. Tesoro, farai tardi a scuola. Mamma, cioè, non mi sento molto bene stamattina. Ecco, non so, forse sto covando l'influenza o qualcosa di simile. Davvero? Ma che cosa ti senti, tesoro? Ma no, non preoccuparti, mamma, credo che non sia niente di grave. Forse un po' di laringite. Eh sì, mi sa che è quello. Sento che mi sta andando via la voce. Ma la cosa peggiore è che mi è venuta una voce da gatto. Beh, vieni giù che ti do un'occhiata. Devo andare a chiedere aiuto, subito. Magnifico, non posso nemmeno usare l'amuleto, dovrò arrangiarmi da solo. Rat sistemerà tutto, almeno spero. Nel frattempo tu fai il bravo e non comportarti da gatto. No, nei testi antichi esisterà pure un rimedio per questo tipo di inconveniente. Focaccine. Ma come faccio a consultarlo con un braccio su? Beh, io di solito me la cavo benissimo. Sei tu l'intelligentone, perché non provi a risolvere il problema? Ehi, smettila. Ti sarei grato se non imbottissi il mio corpo con tutte quelle schifezze piene di calorie. Che strano. Che mi sta succedendo? Non mi sento più tanto affamato.
Oh, ma io sì. Cosa può essere questa bizzarra sensazione allo stomaco? Si chiamano morsi della fame. Davvero? E io che pensavo che questa sensazione di vuoto derivasse dalla tua testa vuota. Era un insulto. Sai che non è poi così male avere tanta forza nelle braccia. Non avevo mai provato niente del genere. Mi sento agile come una gazzella. Ragazzi! Questa mattina mi sono risvegliato nei panni di Scott e Scott nei miei. Il principe? Sì, sono io. Wow! Nefertina, cos'è successo alla tua voce? Mamma, che sciocco! Adesso ho capito tutto. Questa è opera di Baze. Ce l'ha con noi perché gli abbiamo rovinato il suo divertimento col drago sputafuoco nel quartiere cinese. Harmon, cioè Rat, insomma, tu sforzati di trovare un rimedio. Intanto noi cerchiamo Baze. Un momento, scusate, ragazzi. Però il capo non dovrei essere io. Eh no, Jakal sono io. Tu sei Nefertina. Eh no, se Jakal fosse una donna, il faraone non l'avrebbe mai messo a capo delle guardie di suo figlio. Ma io non sono una donna! Oh, davvero? Perché non ti dai un'occhiata allo specchio? Eh? Ah, sai benissimo cosa intendo dire. Scusatemi, ragazzi. Qualcuno mi saprebbe dire come si usa la lettiera? Sai, ho sempre pensato che Harry Stone fosse un tipo un po' strano, ma non avrei mai creduto che lo fosse a quel punto. Finisci il tuo latte alla svelta, amore. Fammi vedere la gola. Ti senti un po' meglio, tesoro? Non hai proprio voce. Forse è meglio che tu resti a casa per oggi. Le laringiti non vanno trascurate, sai? Queste pulci infernali, come le sopportano i cani? Se vuoi ti porto dal veterinario. Lascia perdere. Come prima cosa devo trovare Rat e fargliela pagare. Oh, ma lo sai che come cucciolo sei proprio carino. Che umiliazione. Rat riceverà la lezione che merita. E tu smettila di bere l'acqua del bagno, capito? Non posso vedermi in quel modo. Soldati! Perché quegli sciocchi non arrivano? Forse perché hai la coda. Basta! Amut, cioè Scarab! Chiama i guerrieri! La sensazione che sarà una giornataccia. Questo è il punto in cui abbiamo visto Baze per l'ultima volta. Un buon cacciatore segue la traccia. Ma col tuo naso non si sente un bel niente. Beh, vivendo insieme a voi tre, questa è una vera benedizione. Comunque, Baze è lo spirito della buona sorte. Forse diventeremo più fortunati. Ah, oh, è una tale sofferenza sentire uscire dalla mia bocca una simile quantità di sciocchezze. Forse quello è proprio Baze. Su, forza, andiamo. Oh, scusate, non è colpa mia, è questo corpo. Non può fare a meno di dare degli ordini. Davvero credi che le mummie cascheranno in una trappola così ingenua? Mettiamola così, se non abboccano, perlomeno avrò dei soldi in più. Quindi mi pare valga la pena di tentare, no? Gli uomini di Scar. E se ci sono loro, vuol dire che c'è anche il loro capo. Muovetevi, soldati, aprite il fuoco! È un ordine! Non mi ascoltano, Amut! Voglio il mio corpo, il tuo hai riflessi troppo lenti. La pazienza ha un limite, carissimo Rat. Perfino la pazienza di un cane. Ti do 5 secondi per farmi rientrare nel mio corpo, non di più. O sarà peggio per te. Detto di distruggere Rat. Ma io non sono Rat, sono Harmon.
quanto sei pignolo! Distruggete Armon! Sai quanto detesto doverti riportare alla dura realtà, capo. Ma i tuoi uomini non prendono ordini da un cane, non ricordi? Già, è vero! Dove si è nascosto? Aiuto! Principe Rapses! Potenza di Ra, liberati! Come fai a correre con questa armatura? Pesa una tonnellata! Ok, vediamo se me la cavo. Ehi, attenzione! Sembra molto vulnerabile. No, un momento! Ferma tutto, capo! Sono io! Sono Eka! Eka? E che ci fai in quel corpo? Ti ordino di tornare qui! Se mi spieghi come fare, ci torno molto volentieri. Oh, ma che scherzo di cattivo gusto! Sapessi come mi sento a disagio senza le squame! Questa risata è quella di... è quella di Bess. Allora è lui il responsabile di tutto questo. Dopo ricordami di ringraziarlo. Era un'eternità che sognavo di arrivarti così vicino, sacco di pulci. Armon? Beh, direi che posso anche andare. Tu non vai da nessuna parte. Devi rimettere tutto a posto, e subito. E chi lo dice? Lo dico io. Oh. Ehi, la mia moneta! Sto arrivando! Armon, voglio dire, Rat, da questa parte! Sì, ma chi prende te? Il mio braccio, Rat, e dagli una bella botta! La moneta! Qualcuno la prenda! Peccato, sembra proprio che vi toccherà rimanere così come siete. Oh, no! La mia moneta! Sono ritornato in me! Siamo di nuovo noi stessi! Questa notte non ho avuto fortuna!
Andiamo ad assicurarci che anche il giovane principe sia rientrato nel suo corpo. Presley, è tardi, è ora di rientrare. Sì, mamma, un secondo e arrivo. Ti prego, Jackal, fa qualcosa. Potresti chiamare i vigili del fuoco per farmi scendere di qui? Grande spirito, guardiano gli animali sacro. Restati dal sonno e non difendi questo monumento. E così giunge il faraone. Colpo di ragazzo con la devozione. Per la giustizia brilla il tuo cuore. Quattro guardiani in una missione. Per riportare la luce del sole. Mammi Zalai, siete pronti all'azione. Mammi Zalai.